Abbiamo pensato di semplificare il quadro politico. Io non penso che i cittadini siano scioccati quando vedono 15 liste che non si capisce che nome e cognome dobbiamo dargli. Ogni lista di De Luca ha un padrino. Il padrino è la regione, no? Che si è messa lì, ha dato i soldi, compra candidati e compra voti, li mette in lista con delle liste sconosciute che per la prima volta in Italia e in Europa si vedono quei, l'avete letto quei nomi? Quei nomi chi li conosce? Tranne due nomi, PD, chiaramente Italia Viva, il resto non si capisce nulla. O meglio, sono nati per interessi chiaramente dei candidati, delle poltrone e dei trasformisti. Noi siamo l'altra parte del campo, abbiamo un'etica e una morale in politica e la chiarezza. Diciamo ai cittadini, noi siamo quelle forze politiche, quei movimenti politici di centrodestra, uniti. Quindi i tre grandi partiti del centrodestra, come sapete, quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, e poi quella che è la componente politica che è in Parlamento. Quindi l'ADC è una componente parlamentare, così come l'UDC è la parte, diciamo, socialista e riformista.